Salve a tutti e buonasera, benvenuti su questo canale. Io mi chiamo Conva Adventures e questo è il mio primo video in assoluto su YouTube. Quindi ovviamente capirete benissimo un po' la difficoltà. Questa vuole essere un po' una serie. Innanzitutto vorrei dare vita a una serie fatta appunto di a puntate in cui giocherò a questo gioco che ha fatto un po' la mia infanzia, Spyro 2. È stato un gioco bellissimo per me e vorrei riproporlo appunto a puntate con i vari livelli. Quindi iniziamo immediatamente con questa grandiosa nuova avventura. Smetterà mai questa pioggia? Non mi ricordo più com'è il sole. Dovremmo andarcene in vacanza in un posto caldo dove c'è il sole. Spiagge del drago, sì! Non ci sono più stato dall'ultima volta che prendemmo a calci Gna Signor. Che ne dici di una vacanza al mare, Spark? L'ultimo è uno gnork! Ora funziona, professore? Quasi! Sistemo ancora un po' queste sfere. Forse non è una buona idea se portiamo qui un drago. Ripto si infurierà ancora di più. Hunter, stai calmo e smettila. Mai visto il libro del professore? Hanno artigli così, denti così e sputano fuoco così. Sembrano molto più pericolosi di Ripto. Questo è il punto. Ci serve un drago per fermare Ripto. E lo sai anche tu. Funziona! Funziona! Ecco il drago! Wow, che atterraggio! Ciao, come si arriva alla spiaggia? Ehi, che avete da guardare? Non avete mai visto un drago? Tu, un drago? Ti crea qualche problema, amicino? Bene, bene, qualcuno si è dimenticato di invitarmi alla festa. Cercavate di nascondermi qualcosa. Un drago? Avete portato un drago ad Avalar? Io odio i draghi! Cruz, uccidilo! Imbecille! Hai mangiato il mio scettro! Faremo i conti più tardi! Chi era quello? Ripto! E noi dobbiamo liberarcene. Sta creando un sacco di problemi qui. Ma non ho tempo di spiegarti. Ecco, prendi questa guida magica di Avalar. Ti aiuterà a capire qualcosa sui nostri mondi. Ora devo seguire Ripto e scoprire cosa ha in mente. Ci incontreremo più tardi nella foresta d'estate, ok? Ehi, aspetta un momento! Oh, perché ci mettiamo sempre nei guai, amico? Comincio ufficialmente l'avventura qui con Conva Adventures. Sono per febbricitante in attesa dell'uscita della Regnate Trilogy per PlayStation 4 a settembre, 21 settembre se non mi sbaglio, quindi ripercorriamo insieme le avventure del draghetto più famoso della PlayStation, della piattaforma PlayStation, perché come ben sappiamo Spyro è uscito soltanto all'epoca nel 99 per PlayStation 1. Ciao Spiro, benvenuto a Barlume. Sfortunatamente le lucertole sono appena arrivate e hanno cominciato a rubare tutte le tue gemme. Puoi fermarle? Quindi la nostra avventura inizia proprio da Barlume con questi topini, perché definiamoli topini, non so che cosa siano. La cosa bellissima di questo gioco è poter incornare praticamente 100% quasi dei mob. Se qualcuno ha giocato in passato saprà benissimo che il gioco è disseminato di glitch, almeno e bug, nella sua versione originale per PlayStation 1, che possono essere sfruttati per accedere ad aree dei livelli
le quali non dovrebbero essere accessibili all'inizio del gioco, ma solo sbloccando alcuni potenziamenti più avanti. Conosco questi bug, potrei usarli, però lo scopo di questo gameplay è finire il gioco al 100% in maniera, tra virgolette, onesta, quindi a meno proprio di alcune cose mi riserverò appunto la facoltà di non usare questi trucchetti, chiamiamoli così appunto. E mi ricordo un aneddoto di quando ero bambino, ovvero che quando ero bambino odiavo raccogliere le gemme, cioè era incredibile, era più forte di me, non le raccoglievo mai perché pensavo fossero inutili, in quanto non avevo ancora il concetto di dover finire i giochi al 100%, per poi scoprire alla fine che alcuni potenziamenti del gioco, cioè per sbloccare alcune aree del gioco e poter andare avanti, era appunto fondamentale prendere, appunto raccogliere tutte le gemme, e infatti tra un po' lo vedremo. Ciao Spiro! E Laura, una mia amica, mi ha chiesto di aiutarti. Ogni volta che mi trovi, ti ricorderò i progressi che hai conseguito. Così. Dammi una botta in testa. Bravissima. Questo suono significa che, quando sei in difficoltà, io ti ricondurrò in questo posto. Arrivederci. Arrivederci. Va bene. Allora, prendiamo un po' a bastonate questi lucertoloni, minatori un po' ritardati. Questo poveretto pure. Ciao, dove vai? Ah, è vero, tu sei quello che dice che... Noi in tagliatore di gemme siamo un po' troppo bassi per salire su queste scale, ma tu non sembri più alto di noi. Quando saprai arrampicarti, torna a Barlume a trovarmi. Infatti, come dicevo appunto prima, questo è un upgrade, diciamo, la capacità di poter scalare queste scalette a pioli si sblocca solo più avanti nel gioco, a meno che non si usino delle particolari scorciatoie appunto del gioco stesso, che non useremo forse. Cioè, oddio, ce n'è una che non è proprio un glitch, è solo saper utilizzare bene i comandi, e ve lo mostrerò a breve. C'è tra poco tempo di chiudere il livello. E niente. E quindi ora vi dicevo appunto l'importanza delle gemme. Ah, devi essere il drago di cui parlano tutti. Beh, drago o no, temo che dovrai pagare, esatto, per aprire il bastardo. Ponte. 100 gemme. Paghi le 100 gemme, ovviamente non possiamo fare altrimenti. Grazie, signor drago. Grazie al cazzo. Spyro, no? Ora puoi usare il ponte quando vuoi, è gratis. Gratis perché l'ho già pagato, ovviamente. Spero di incontrarti ancora, quando avrai ancora più gemme, ovviamente. Il riccone è una delle figure che io ho più odiato in tutta la mia infanzia, perché questo mi spillava soldi come... fosse... non so che cosa. Un attimo. Per guardarti intorno, tieni premuto il tasto triangolo. Perfetto, l'uso della telecamera, premo il tasto triangolo per poter guardare o più avanti mirare, poi L1 e R1 per poterci muovere. E niente, come dicevo prima, appunto vorrei dare a questa serie uno stampo stile a puntate, nuovo stagione. Magari, visto che il gioco è diviso in tre aree, si potrebbe pensare di dividerlo in tre stagioni. Spiro, grazie per averci aiutato a sconfiggere le lucertole. Prendi il talismano di Barlume in segno di gratitudine. Tra l'altro ho avuto il piacere di poter vedere, su YouTube, chiunque può farlo, alcuni screenshot rubati. Il portale magico accanto a me ti condurrà alla foresta d'estate, uno dei mondi di Avalar. Alcuni degli screenshot della versione remastered che uscirà a settembre, veramente sono completamente dispiaciuto, perché alcuni personaggi sembrano completamente differenti da quello che dovrebbero essere. Comunque, oltre alle gemme, l'importanza fondamentale è uccidere i mob, questi mostriciattoli, perché rilasciano delle anime, appunto queste sfere di luce, che servono per sbloccare quei potenziamenti e per poter accedere alle sfide. Come verrà spiegato più avanti, importanti sono le sfere del professore, che serviranno appunto ad andare avanti nel gioco, sbloccare delle aree e via dicendo. E perché prima dicevo che è importante saper utilizzare bene i tasti? Perché così facendo, è possibile
No, per un pelo. Vabbè, ci riproviamo. Comunque, avete, da quello che avete potuto vedere, capire, con una... se non si perde tempo, appunto, volando, non si va a sbattere contro nessun tipo di muro e niente, ma si fa una planata pulita verso quell'aria, è possibile raggiungerla anche senza, appunto, dover avere la skill per... il potenziamento per poter scalare. E quindi niente, proviamoci. Vedi, tipo qua ho sbagliato. No, non ce l'ho fatta. Potrei fare un taglio, non lo so. Ci riproviamo l'ultima volta, altrimenti amen. Comunque non vorrei fare video troppo lunghi, cioè massimo 20 minuti ad episodio, non di più, contando che sono già in questo momento a 11 di registrazione, contando che potrei fare qualche taglio, non lo so, vedrò. E ce l'ho fatta, esatto, quindi mi ho già fatto accesso a quest'area. Prima di parlare però vorrei raccogliere queste gemme, che altrimenti devo muovere, altrimenti se cado di nuovo è un casino risalire. Bene, ehi, fantastico, il potenziamento di libello è attivo, puoi far accendere le lampade delle gemme che si trovano in questa grotta, incredibile. Accendi le lampade. Quindi prendiamo il potenziamento e andiamo. Tra l'altro, quando ero bambino, oltre a non saper giocare perché non prendevo le gemme, non sapevo neanche usare bene i tasti, perché avevo le manine piccole, quindi per fare questo tipo di sfide mortacci avrei dovuto finire già. No, vedi, ho fatto una cazzata. Vabbè, farò un taglio perché è necessario tagliare, altrimenti se devo risalire fino là sopra è un casino. Bene, sono risalito e niente, proviamo un'altra volta senza far... senza cadere possibilmente. Questa volta è stato facile. Ottimo. Quindi niente. Grazie per avermi aiutato ad accendere la lampada di Spiro. Per un momento ho creduto che avremmo dovuto cancellare la partita di baseball. Dove giochi a baseball? Nelle grotte. Qualcuno ha messo questa sfera tra le palle da... le palle da baseball. Dammi la sfera. Tra l'altro ho visto le sfere del nuovo, della nuova versione, sono bruttissime. Cioè, la bellezza di queste sfere era proprio il fatto che fossero globulari, qualcosa del genere. Quelle nuove sembrano totalmente squadrate, non squadrate, però sembrano contenere solo luce senza alcun tipo di... niente. Tutto perso. Tutta la bellezza della mia infanzia è distrutta. Grandioso! Il potenziamento supervolo è attivo e puoi ricominciare ad accendere le lampade, esatto, delle gemme. Accendi tutte le lampade, la lampada della gemma grande dirà la magia per volare per un breve tratto. Va bene, va bene. Un altro lavoro sporco per Spyro. È stato abbastanza facile, cioè... parliamone. Grazie per avermi aiutato, prego, ad accendere le lampade. Una fata mi ha dato questa sfera, ma le gemme mi piacciono di più. Prendila tu, grazie. Grazie, grazie, grazie. Tagliamo. Vado a fare un giretto per andare a prendere esatto queste gemme. Anche perché ora c'è tipo una sfida noiosissima. Ovvero che la vedrete, cioè, bisogna sparare, sputare tipo contro le marmotte, cosa so, lucertole, qualcosa di simile. E vediamo. In realtà
Vediamo un attimo, perché se i miei calcoli sono giusti... No, qua non c'era niente. Però qua sì. E quindi... Faccio così, e così... E no, e mi manca ancora qualcosa. Queste piccole lucertole hanno già tutte le mie gemme. Bastarde. Ora le prendiamo. Quindi... Dove me l'ha messo? Boh. Quindi ecco perché dicevo che era importante. Muoio. Devo farne altre 6. Seguimi fino alla prossima lucertola. Andiamo. Quindi lo scopo della... Lo scopo della... della sfida è sparare queste lucertole. Però io dovrei cercare... Mi mancano... delle gemme. Dov'è? Dove sei? Ti sto seguendo. No, che sei andato di qua. Vai. Sputi piuttosto lontano, Spiro. Muori. Però c'è qualcosa che non quadra. Perché dovrei aver preso tutte le gemme? Perché non mi ha dato l'achievement delle 400, 200 gemme, quelle che sono? Che forse ne ho mancata qualcuna di là. Devi prima prendere la mira. Premi e tieni premuto il tasto triangolo per mirare. E poi premi premuto il cerchio per sputare. Ma ovviamente, amico mio. Ovviamente, di che stiamo parlando? Tu ti muovi, giusto? Per me, che sono un cecchino nato, non hai segreti. Potrebbe essere qua? No. Dove sta? Andiamo. Ma che fine hanno fatto le mie gemme? Vabbè. Dov'è? Mi devo anche girare. No, ok, pensavo fosse una cesta. E quindi niente, non mi sono perso una gemma. A quanto pare. Ah no, eccola! Opala! E quindi il primo obiettivo raggiunto, il primo livello, 400 gemme su 400, raggiunto, incredibile amici. Opala, 5, ne manca ancora uno? Ah sì, ovviamente. Quella più infame. Andiamo subito. Esci? Mamma mia, che cecchino! Wow, hai salvato tutte le mie gemme dalle lucertole! Ecco, prendi questa sfera. L'ha lasciata lì ieri una ragazza alata. Perfetto, perfetto. Una ragazza alata. 3 sfere su 3. E quindi il primo livello completato! Incredibile! Applausi per me. Per Spyro, quasi per conto. E quindi niente, il mood sarà più o meno questo. Si va avanti, quello che si riesce a completare si completa. Questa è la giornata, si esce fuori. A quanto mi piacciono i video di chiusura di tutti i livelli, perché sono strani. Ah no, questo è un po' diverso onestamente. Cioè la conquista della foresta d'estate da parte di Ripto. Spyro! Ehi, ciao! Non ci siamo ancora presentati. Mi chiamo Elora, e tu? Ciao, io sono Spiro. Tu che sei, una specie di capra? Sono un fauno, sciocco. Oh, scusa. Hai visto gli intagliatori a Barlume? Sì, mi hanno anche dato un souvenir. Dicono che è un talismano. Ti hanno dato un talismano? Perché? È speciale? L'ho appena messo nella guida che mi hai dato. Ci sono 14 talismani ad Avalar e sono tutti magici. Se ne recuperi abbastanza, possiamo usarli per sconfiggere Ripto. Ciao, Hunter. Hunter, dove sei stato? Mi sono perso. Spiro ci aiuterà a prendere i talismani. Chi io? Lui.
Ascolta, Spiro. Ora non puoi proprio andare alle spiagge del drago. Rito e i suoi mostri si sono impadroniti del castello della foresta d'estate. Devi assolutamente andare nei mondi di Avalar e convincere gli abitanti a darti i loro talismani. Potrai conservarli nella guida. Ehi, questo potrei farlo io. Perché lui non si limita ad arrostire Ripto? Hunter, non riesci neanche a trovare le tue scarpe da ginnastica? Come farai con 14 talismani? Ma perché un leopardo dovrebbe... Anche le sfere sono indossare le scarpe da ginnastica. Ne vedrai, ma te ne parlerò più tardi. Nessun problema. Raccoglierò qualche talismano, sistemerò il rito e sarò alle spiagge del drago per l'ora di pranzo. Di pranzo non proprio, però... ci proviamo. Dovrebbe darmi il video... No. Va bene, questa è la foresta d'estate... E quindi penso che per questo primo episodio avevo detto solo Barlume, così sarà. Nel prossimo episodio faremo una piccola esplorazione della foresta d'estate, più magari un altro livello veloce. E quindi per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, lasciate un commento, un mi piace o qualsiasi cosa voi vogliate, anche un saluto. E ci vediamo al prossimo episodio, ciao!